Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge delle 24 ore mangio solo cibo vegan. Da come starete vedendo, starete vedendo sicuramente l'orario e come colazione ho pensato di fare il banana bread. Ovviamente vegan, però voi, a parte che adesso lo starete vedendo, vedrete la ricetta completa lunedì, quindi nel prossimo video. Vedete proprio un wettittina dei vegan, quindi tutte le ricettine che vedrete oggi che io assaggerò le vedrete tutte in quel video. Volevo fare un po' come ho fatto la settimana scorsa, la 24 ore, mangio cibo vegetariano. Io ho un po' paura, quindi raga, perché di solito a me dolci con la banana non fanno impazzire, quindi assaggiamo. Però visto che ci sono le gocce di cioccolato, forse è molto morbido all'interno. È molto pastoso. Perché comunque all'interno ci sono c'è comunque la banana, l'avena, il latte. Però devo dire che è buono. Forse dovevo mettere di meno farina o molto più latte, non lo so, raga, era quella la prima volta che lo facevo, però vi faccio vedere. Di sicuro è una consistenza diversa dai classici dolci che faccio quando faccio i dolci, perché comunque ci metto spesso l'albume. Però devo dire che è mangiabile. Ovviamente solo caffettino perché non mi piace. E poi da tanto tempo che non bevo il latte di soia alla vaniglia, quindi ho preferito non metterlo. Però è buono. Comunque già vi dico che mi manca il mio latte. Di sicuro posso dire che è stata una buonissima colazione, mi è piaciuta veramente tanto. All'inizio non capivo se mi piaceva oppure no. Però devo dire che alla fine mi piace, è venuto bene. Per essere comunque la prima volta è venuto molto molto bene. È poi una cosa anche di gusto. Tipo io non mi piace la banana cotta, tipo nei biscotti molto spesso la utilizzano anche per i biscotti, per i dolci, anche in questo caso. Quindi a me proprio la banana cotta non mi fa impazzire, però devo dire che era molto delicato. Ovviamente quando si prendeva sopra la fettina di banana, ovviamente si sentiva ancora di più. Però devo dire che come dolce è molto molto approvato. Sicuramente lo farò anche in versione non vegan, oppure anche banana, frutti di bosco. Mamma mia, adoro. Lo devo fare. E quindi niente, adesso mi bevo il mio caffettino e ritorno ai miei impegni della mattinata. E noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo, che non vedo l'ora perché oggi sarò super contenta, poi sarò anche contenta di vedere i macros finali, le calorie finali. Ho cercato un po' di bilanciare un punto il tutto tra quota proteica, carboidrati e grassi. Ovviamente ci sarà sicuramente una quota maggiore di carboidrati e grassi rispetto alle proteine, però è anche giusto a volte cambiare, variare. E se si sta un po' sotto di proteine una giornata non succede niente, poi il giorno dopo si recupera senza problemi. Quindi io veramente non vedo l'ora e poi sono anche molto molto curiosa di vedere alla fine della giornata i macros e tutto. E quindi niente, noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Rieccomi con il pranzo, voi starete vedendo l'orario, sono già le 2:30. Ho fatto questi spaghetti con piselli e mandorla, raga, io assaggio tutto perché sono super super curiosa. Nel mentre è uscito pure un video, quindi dopo vado a vedere i vostri commenti.
Buono. Veramente buono. Io affamatissima, anche se devo dire la verità che ho iniziato ad avvertire fame verso, pensate che voi avete visto l'ultimo pasto, che ora era? Alle 9 abbiamo fatto, non ricordo, 9 e mezza, ma pensate che io ero svegliata alle 7. Per dirvi. Che mentre comunque non vi ho registrato la ricetta, mentre non ho aspettato quasi un'ora di cottura, il tempo è volato, però devo dire la verità che mi ha saziato tantissimo, perché ho iniziato ad avvertire fame verso l'una e mezza, quindi mo dopo, più tardi, mi vado pure ad allenare, perché stamattina non sono riuscita ad allenarmi. È buonissimo, veramente super super buono. Sta per piovere bene, perché poi pensate che c'è la croccantezza della mandorla, troppo buono. Infatti non vedo l'ora che esce anche il What It's in a Day. Solita. Allora, ci tenevo, così vediamo un po'. Un po' anche live, bello cambiare un po' anche queste challenge, divertirci un po', non far vedere sempre che mangio. Vediamo un po'. Ti mando un bacione anche a te, non so il tuo vero nome, ma anche a Stefania che ha risposto. Un bacione. Umile consiglio riguardo al lavoro: secondo me saresti perfetta nel mondo delle vendite, a contatto diretto con i clienti. Già guardando i tuoi video, recensioni o video assaggio, si capisce che li potessi fare molto bene. La risposta Stefania, infatti, è brava. Grazie, grazie mille veramente. E quello che sto facendo è a contatto con questo, però mi piacerebbe più là, ovviamente, nel vedere la situazione e tutto, sicuramente farò, sapete che è il mio sogno, ma mi piacerebbe fare vari corsi per quanto riguarda personal trainer, però quella è una passione, io ho sempre detto che questa è una grande passione, sicuramente lo farò, però visto che veramente, raga, il mondo è pieno. Di personal trainer. Non so se anche voi concordate con quello che sto dicendo, ma veramente ormai mi sembra che è una delle spiagge più, come si dice, più una cosa semplice, non lo so, come dirvi. È come se tutte le persone adesso facessero questo, tutti quanti, vabbè, si muovono a fare un corso diverso, no? E infatti ci sono tante persone competenti e tante no. Però, e questo è vero, capita anche in tutti i settori questo, che sia economia, quanti commercialisti abbiamo, quanti ragionieri abbiamo. E quindi è normale anche nel mondo dei personal trainer. Però veramente, raga, ultimamente sto vedendo un'esagerazione. Persone che non hanno mai capito niente di fitness, che all'improvviso li vedi personal trainer così all'improvviso. Poi vedi alcune esecuzioni e dici: oh mio Dio, ti metti veramente le mani nei capelli. Oppure di cose che senti dire da alcune persone, che veramente, raga, si sta troppo esagerando. E ultimamente io mi trovo in alcune storie di persone che poi spesso tolte anche il segui, che dicono cavolate su cavolate. Vabbè. Però mi piacerebbe fare, prendere un corso, ho visto già sono 6-7 mesi di formazione, di digital market, proprio per capire ancora di più il mondo in cui sto, cioè questo mondo un po' digitale, si sa, è un po' l'innovazione e queste cose qua. Poi sinceramente mi piace molto e penso che si percepisce dai miei video. No. Ma proprio in generale mi è sempre piaciuto. Quindi penso che farò lui per primo
E poi personal trainer, uno sfizio personale da fare più là. Però, a parte che da quando ho finito la scuola, molti mi avete detto di questa cosa, ma perché non fai dei corsi proprio mirati a questo? Ti vedrebbe bene in questo ambito e penso proprio che lo farò. Ho finito di pranzare, mamma mia, raga, super super buono. Penso di non fare la merenda, quindi ci vediamo perché, raga, pensate che sono le 3. Sono quasi le 3. Mentre non mi alleno, si fa tardi, quindi salteremo la merenda, ci vediamo direttamente dopo con la cena. Eccoci qua con l'ultimo passo di questa giornata, ma il penultimo passo di questo video. Mi vedete proprio in tenuta super sportiva, con i capelli legati, un po' così. Infatti ci sarà sicuramente qualche capello fuori posto, ma vabbè raga. Il tempo di salire sopra d'allenamento, di mettermi a cucinare, che raga, sono le 8 e 12. Io non vedo l'ora di provarle, mia sorella mi ha montato, vabbè, ha visto se si vedeva un po' il verde, queste cose qua, e mi ha detto che le ha provate e sono buonissime. Sono delle polpette di ceci con semi di zucca, zucchine e pangrattato, poi vedrete tutto nel video, con una passata di pomodoro semplice. Io non vedo l'ora di assaggiare. Provo, eh. Oddio, ma sono buonissime. Mamma mia, che buone. Vabbè, vedete qua. Sono buone. Ma veramente buone. Prima, mentre segniamo tutto sull'applicazione, così parliamo pure, abbiamo qualcosa da parlare. Allora, prima. Adoro, non l'avevo, giuro, troppo buona. Sembra un po' di mangiare il couscous, non so perché. Comunque, prima stavo controllando un po' sull'applicazione. Sono stata sulle 1100 calorie. Quindi, al di sotto delle mie calorie che assumo, non fa niente, ci sapeva. A proteine 40 grammi, sono stata molto bassa di proteine, ma anche questo si sapeva. Cioè, raga, io potevo anche prendere il tofu, giusto? Potevo anche comprare un pacco di proteine vegane, giusto? Però, sinceramente, da come avete visto anche da questo video, ho voluto provare un po' di ricette senza basarmi su prodotti confezionati. Infatti, avete visto tutti i prodotti comunque abbastanza naturali, cioè senza confezioni, tipo senza confezionamenti, sì, vabbè, Giulia, ciao! Tipo senza, come si dicono, prodotti sottovuoto, queste cose qua. Quindi perciò non ho preso il tofu, non ho preso niente di tutto ciò, né proteine, perché era anche inutile comprare delle proteine solo per fare sto video. Quindi ho voluto giocare con gli alimenti, creare nuove combo, assaporare nuovi sapori. È proprio bello, proprio questo è il bello di questo challenge, variare. Quindi, sinceramente, va bene così, non fa niente, sono stata al di sotto, molto al di sotto delle mie proteine giornaliere, ma non fa niente, domani si recupera, non è questo il problema. Ma sinceramente mi è piaciuto davvero tanto questo video perché ho provato nuovi sapori, nuove combo, adoro. I carboidrati invece ho sforato giusto di quei 20 grammi. Invece per i grassi pensate che ho ancora altri 10 grammi di grassi, quindi easy.
Però sinceramente mi sono divertita tanto a creare nuove combo, anche nuovi sapori perché non avevo mai mangiato una cosa del genere. Pensavo che era troppo il sugo, invece no, perché pensate che comunque le polpettine hanno assorbito tutto. È un po' come ho fatto anche nella challenge vegetariana. Ho cercato di variare con gli alimenti, anche in quel video potevo scegliere di mangiare l'albume, le uova, che ne so, anche le proteine, ma sinceramente ho voluto proprio evitare, proprio per provare nuove combo, perché da come vi ho detto, fare un'alimentazione sempre standard, farvi vedere le solite cose o fare un video solo con prodotti confezionati, sinceramente non mi piace. Lo vedete anche nei miei cheat day. Io, infatti, molto spesso me lo chiedete. Mi piace proprio guardare i tuoi video proprio perché cucini tuo. E anche cheat day mi piace prepararmi proprio le cose. Perché comunque io faccio sempre un'alimentazione standard. Quindi sì, dieta flessibile, vario, però mai come comunque quando faccio video, quindi quando faccio video e so che quella giornata è dedicata a quello, mi piace proprio mettermi là a cucinare, mi piace troppo. Già sto piena, mamma mia, e pensate che l'ho mangiato da pranzo. Proprio perché le combi mi gonfiano, proprio in generale per le verdure. Infatti mangio sempre, non abbondo mai con le verdure, proprio perché mi conosco. Fermo. Tanto penso che più tardi, visto che sono ancora le 20:20, qualcuno mi sta pensando. Poi più tardi penso che me lo mangerò. E quindi niente, noi ci vediamo perché raga, io già sto piena, sto scoppiando, è inutile forzarmi perché proprio non riesco a mandarlo giù, ve lo giuro. A me i legumi, le verdure mi gonfiano tanto, proprio subito mi saziano. E quindi niente, noi ci vediamo direttamente domani mattina con una bella colazione. Buongiorno, oggi è 25, quindi il giorno dopo. Scusatemi i capelli, che sono i miei capelli al naturale, che ieri sera ho concluso il video. Vabbè, ovviamente doccia, shampoo, quindi per questo siete i miei capelli così voluminosi. Non vedo l'ora di fare colazione. Ho fatto questi pancake vegani che, raga, non li facevo da un tanto tanto tempo. Pensate che l'ultima volta che l'ho... è giusto un anno. Sì, perché sono andata in fissa ad agosto, tutto agosto e tutto settembre dell'anno scorso. Ma proprio raga, a go go. Quindi assaggiamo. Sono morbidissimi, vi faccio vedere. Sono molto molto amari. Infatti quando uscirà la ricetta le rifarete, sono amari perché io già l'ho assaggiati. Però comunque io ci metto il burro d'arachidi, la marmellata. Quindi per questo. Sono proprio super super morbidi. Impasticciato tutto. Sono buoni, ma non sono come quelli che facevo prima. Eppure ho seguito la stessa ricetta. Non sono come quelli che facevo prima. Sono buoni ugualmente. Però mi ricordo che quelli che facevo prima in estate erano completamente diversi. Eppure che ho fatto questa ricetta, solo che invece del bicarbonato e limone ho messo un cucchiaino di lievito per dolci, vanigliato. E invece dell'olio d'oliva io ho aggiunto l'olio di cocco. Forse questo lo devo provare a fare di nuovo come li facevo prima allora, senza cambiare niente. Cioè, raga, per cambiare queste due cose il sapore è cambiato completamente. Ho usato la stessa farina, lo stesso cacao amaro, stesso marchio, stesse dosi, boh. Cioè, ho messo troppo cacao. Secondo me sì. Con 2-3 grammi in più. Ecco, vedete l'errore dove sta? Questo me lo pappo dopo insieme
Ha una bella tazza di latte e caffè calda. Sono in astinenza, raga. Chi mi conosce lo sa che io la mattina, tutte le mattine, tappa fissa, una bella tazza di latte e caffè. A me è un'abitudine che io ho e non me la leva nessuno. E niente, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, rumori in sottofondo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso vado ad editare entrambi i video. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!